apri www.infocilento.it. Il portale del Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e Alburni. Su infocilento.it trovi notizie aggiornate 24 ore su 24. Una web TV, una web radio, webcam live, una infocilento.it inoltre è un portale turistico e commerciale con tantissime informazioni e guide per il tuo soggiorno sul territorio. Visita il sito all'indirizzo www.infocilento.it. Lasciami stare la domenica che c'è la partita. Dai, organizzati e vattene con tua madre in gita. Ma dico io, conosci l'importanza di Roma-Lazio. E sai che son cresciuto con quelli che il calcio di Fabio Fazio. Se non la smetti io chiedo il divorzio. Io la domenica voglio cantare solo, solo. Olè, 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 olè. Olè, olè, olè. Olè, 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 olè. Olè. Buonasera e buon lunedì sera. Siamo alla 11ª puntata di Parametro Zero, la trasmissione sportiva di Infocilento che proverà a tenervi compagnia questo lunedì, come tutti i lunedì, e a raccontarvi quello che succede sui vari campi del calcio cilentano. Siamo appunto all'11ª puntata della seconda edizione di Parametro Zero. Non sono qui da solo, qui con me c'è come al solito Bruno Marinelli. Buonasera a tutti. E ragazzi del Cilento Calcio, il portiere Carmine Baldo. Buonasera. E il difensore Vincenzo Enrico. Buonasera. Partiamo dalla classifica madre, quella della girone D, quello del campionato di Serie D, dove ci sono impegnate Gelbison e Agropoli. Andiamo a vedere con Bruno cosa è successo ieri su questi campi. Sì, Serie D, girone H, 22ª giornata. Herculaneum San Severo 1-1, Agropoli Cinzia 0-0, Anzio Trastevere 0-1, Francavilla Potenza 3-2, Madrepieta Gelbison 1-0, Nocerina Vultur 2-1, Picerno Nardò 1-3, Bisceglie Gravina 1-0, Ciampino Manfredonia 1-3. La classifica comanda il Trastevere a quota 50, Nocerina 46, Bisceglie 43, Gelbison, Gravina e Nardò 38 punti, 31 punti per Manfredonia e Francavilla, 29 per Lanzio, 26 per il Picerno e l'Herculaneum, 25 punti per Potenza, Vulture e San Severo, 20 punti per l'Agropoli, 16 per il Matepeda Daunia insieme al Ciampino, e chiude il Cinzia Genzano a quota 13. Cinzia Genzano a quota 13, che ieri appunto ha fatto un punticino importante qui ad Agropoli. Bruno, partita da cui si aspettava qualcosina in più, partita in casa contro una detta concorrente per la zona bassa, purtroppo un punto che forse sa un po' di rammarico. Sicuramente, insomma, l'Agropoli ha sciupato un'occasione ghiottissima ieri per avvicinare quantomeno il trittico a 25 punti, Potenza, Vulture e San Severo, poteva portarsi a 22, almeno portarsi a meno 3 da questo punto di vista. Sarà una partita piuttosto scialba dell'Agropoli, non è riuscita la squadra di Santo Suosso a creare grosse occasioni, a parte una punizione nel primo tempo di Tibone respinta poi centralmente da un portiere non eccezionale della squadra ospite, una squadra ospite che è veramente scadente dal punto di vista tecnico, possiamo dire, insomma. Quindi l'Agropoli ha sciupato veramente un'opportunità ghiotta di avvicinarsi. Sarà una partita giocata quasi in surplus dalla squadra di Santo Suosto, senza grinta, senza voglia di fare sua questa partita, e quindi questa squadra, non so, cioè, non sono questi gli ingredienti per potersi salvare. Bisogna veramente mettere in campo tutto quello che si ha, anche di più, per cercare di raggiungere questa salvezza. La società è anche rimasta molto contrariata dalla partita di ieri, tant'è vero che adesso si rincorrono comunque le voci di un possibile esonero dell'allenatore. Sì, facendo di oggi pomeriggio, sì. Sì, che non è, ci tengo a precisarlo, insomma, io non ritengo che sia l'unico responsabile di questa situazione difficile della squadra, però oggettivamente capisco anche che magari l'allenatore è sicuramente una persona innanzitutto stimata qui a Agropoli, perché è un figlio di Agropoli, ho scritto oggi su Infocilento, insomma, sicuramente tanti vogliono bene, però io credo che ci voglia un po' la scossa, cioè ci vuole un qualcosa che possa veramente dare la scossa ai giocatori, che vedo proprio una squadra demotivata, una squadra che non riesce proprio a fare sue le partite.
In più ci si è messi, diciamo, in questa stagione, modo di vedere, un modulo tattico che l'Acropoli non può reggere, cioè il 4-3-3. 4-3-3 lo puoi fare con un centrocampo di spessore, con un centrocampo che magari fisico ti puoi permettere il 4-3-3. Con l'Acropoli attuale assolutamente no. Tant'è vero che poi la prima parte di gara Santos Rosso ha iniziato un po' più prudente con 4-4-2, la squadra sembrava molto più equilibrata in campo. Nella ripresa è entrato Rekic per mettere una punta in più, quindi torna al 4-3-3. Poi sono uscito però Rekic. Però è uscito dopo 20 minuti e oggettivamente, insomma, o tu ci punti su questo giocatore e toglielo dopo un quarto d'ora, sembra una mossa un po' particolare da parte del Una mister. bocciatura. Una bocciatura, sì, probabilmente. Però dopo Davella che è entrato è stato, non ha fatto nulla di. Non ha reso. Ha regalato grossi pericoli al Cinzia. Quindi oggettivamente non so, insomma, ci vuole una scossa emotiva per salvare questa squadra. Che secondo me, a differenza di quanto viene detto, è una squadra con delle difficoltà tecniche, ma non è la più scarsa del campionato, assolutamente no, ci sono squadre molto più scarse della Acropoli e anche alcune squadre che sono sopra in classifica, sono squadre che la Acropoli può battere, cioè la Vulture che deve vincere qui, è una squadra che la Acropoli può battere, volendo, il San Severo, non è niente di, cioè, quindi voglio dire, quest'idea che la Acropoli sia la squadra Già condannata. da condannata che serpeggia nell'ambiente, è un'idea sbagliatissima e non sono d'accordo assolutamente. La squadra deve lottare in ogni partita, fuori casa non aver paura a chiudersi perché ovviamente bisogna fare i punti, non è che siamo qui a girarci intorno, mancano 11 partite per il campionato, si può ancora salvare, può ancora anche non fare i playout, però ci bisogna di un'inversione di tendenza, perché come abbiamo visto ieri. Sì, tra le due squadre forse meritava di più la vittoria, però insomma, il Cinzia tu gli devi fare tre gol perché oggettivamente insomma, la sua avversaria Modesta. Sì, mi è sembrata, senza offesa, insomma, una squadra d'eccellenza, non da Serie tu sei da Agropoli, possiamo ti aspettare questa calare sul lungo D. tragitto della tua squadra del cuore, tra virgolette. No, guarda, Quanto io come dissi l'altra volta quando ci pesa? Vedevo. ospitassi qui da te, io speravo e spero tuttora nella salvezza dell'Agropoli. Parto dal presupposto che spero che l'ambiente non tenda a distruggersi, ma si compatti verso la salvezza, che è ciò che conta in questo momento. La vedo un po' come lui, io penso che Santo Suosso, la statua di Santo Suosso, il grande Santo Suosso, non è l'unico responsabile di quello che Ovviamente. sta succedendo, poi come in tutte le categorie a pagare purtroppo è sempre Sempre. l'allenatore. Però io ci credo e come diceva lui, molti però dicono questo 4-4-2 sia migliore del Criticabile. 4-3-3 con i giocatori a disposizione. Poi vabbè, qua ad Agropoli soprattutto sono tutti allenatori, Ah, però sicuramente. l'importante è la salvezza dell'Agropoli, ciò che conta è quello. Anche per un portiere forse è meglio il 4-4-2. Vedete una squadra più raccolta, messa meglio in campo. No, noi ultimamente stiamo giocando col 4-3-3, anzi, e va bene. Almeno a Torneremo noi. tra poco a parlare del Centrocalcio, che qui stasera il nostro ospite è in studio. Finiamo la carrellata un pochino sul campionato di Serie D. Ci vado a dire anche la Gelbison, che ha perso un pochino a sorpresa, tra virgolette, 1-0 in trasferta, gol nel finale di Lupo, che è un altro ex Agropoli importante. Un giocatore che ha fatto benino qui a Agropoli, no Bruno? Sì, Lupo sicuramente era un ottimo terzino, diciamo, quindi l'Acropoli ha perso qualcosa su quel settore di campo di abbastanza rilevante. Però devo dire la verità, insomma, la Gelbison in queste ultime partite, anche lei, diciamo, anche se il campionato è di tutt'altro spessore rispetto all'Acropoli, insomma, sono la playoff, quindi grande stagione, grandi meriti di Pepe, nonostante da qualcuno sia criticato, io penso che Pepe abbia fatto veramente un Sì, da miracolo quando è con arrivato con la Lugano. la salvezza dell'anno scorso, che Salvezza comunque l'anno scorso, inaspettata. quest'anno voglio dire, riesce a portare la squadra in zona playoff. Però è vero che nelle ultime partite, diciamo, la squadra sta giocando, cioè, è quasi deperita dal punto di vista tecnico. Cioè, anche sì, è vero, la sconfitta male del derby forse non era del tutto, ci poteva anche essere un pareggio, però lì non c'era soltanto un tempo quella partita lì.
con il Ciampino che ha vinto, non è stata una grande Gelbison, insomma, anche lì. E ieri, oggettivamente, insomma, poteva vincere col madrepiede, invece era questa sconfitta. Quindi una Gelbison che non è la Gelbison grintosa dell'inizio, la Gelbison macchina da gol, la Gelbison affamata, ma una squadra che sa ancora le difficoltà. Come devo dire, le stai curando il Gravina poi in classifica, perché adesso domenica prossima c'è anche questo Gravina Necropoli. Agropoli che sarà molto importante. Il Gravina è un po' in crisi, quindi magari la Gelbison, se riuscirà a battere il Bisceglie, e sarà molto difficile perché il Bisceglie vuol 43 dire punti, sì. 43 punti, però insomma devi stare attento soprattutto al Nardò, perché adesso il È una squadra che è in Nardò ripresa, sì. è ripresa, è a 6 punti di vantaggio la Gelbison. Il Nardò si è fatti recuperare La in 3 guardate. domeniche. Agguantati è una squadra in grande forma, quella di Foglia Manzillo, quindi io penso che queste partite da qui alla fine del campionato, se vuole mantenere questo rendimento playoff, perché da questo punto di vista io credo che la Gelbison l'abbia anche meritato. Siamo a febbraio, manca poco, insomma, ci deve credere l'ambiente, insomma, non Certo. deve dire, beh, siamo salvi ormai, no, anzi, adesso è proprio il momento di serrare le fila e cercare di centrare questi playoff, che nella serie non è che contino molto, perché comunque deve Però essere sono un ripescato e tutto, traguardo però che intanto sei lì, c'è da nessuno dire l'avrebbe detto. che per la Gelbison ieri era la squadra di Mister Pepe è rimasta indecisa nel finale con l'espulsione di Lordi, che comunque ha costretto la squadra di Mister Pepe a giocare un pochino in maniera rabberciata negli ultimi minuti. È arrivato questo gol proprio nel finale di Lupo che ha condannato perciò la squadra di Valle della Lucania. Settimana prossima, come ha detto Bruno, ci saranno Gelbison, Bisceglie e Gravina Agropoli. Per le squadre di alta classifica, Trastevere riceve in casa l'Herculanum e c'è un'altra sfida abbastanza importante, quella fra Nocerina e Potenza. Questo è un pochino quello che succederà settimana prossima, domenica prossima, nel campionato di Serie D. Nel campionato invece di terza categoria, domenica prossima ci sarà un bellissimo scontro, quello tra gli amici qui del Cilento Calcio e i ragazzi del Montecorice, che sono un pochino i favoriti del girone. Sì, quest'anno sono i risultati stanno dicendo che per il momento sono loro i favoriti. Io parto dal presupposto che ne parlammo sempre l'altra volta, che forse è meglio quando non sei tra i favoriti perché non hai la pressione, giochi più libero con la mente. Noi siamo là, ci crediamo e vediamo un po' che succede e finiamo. Carmine. Succede che noi vinciamo il campionato e Montecorice no. Però poi Montecorice anche l'anno scorso partì bene, poi dopo Natale, se non sbaglio, perse molti colpi. noi ci siamo sentiti con Carmine un pochino all'inizio stagione, le cose all'inizio stagione però non andavano tanto bene per voi. Non oddio, non è che non andavano bene, sai. Abbiamo fatto degli acquisti nuovi, quindi nel frattempo che si assestava la squadra, invece adesso che bene o male la squadra va, i risultati vengono, si Cioè, fanno parecchi gol, cioè sono solo stiamo dei stando. meccanismi che si devono Sì, collaudare sì, nel sì, sì. tempo. Ma sta andando bene, dai. Questo campionato, a parte diciamo al Montecorice, c'è qualche altra squadra che vi ha impressionato che potrebbe con voi giocarsi le posizioni là sopra? Guarda, a me personalmente, cioè io non le ho viste tutte perché è da poco che sono con loro, però tra quelle che ho visto a me è piaciuto molto lo Stio Cilento e anche la squadra di domenica, l'All Star, era una buona squadra, di tutto rispetto, hanno un ottimo portiere, in avanti giocavano bene, quindi penso è un campionato molto equilibrato perché ogni domenica ci sta sempre una sorpresa, le posizioni si scambiano in Classifica abbastanza classifica, corta. sì, classifica abbastanza corta. Fino a poche domeniche fa in Montecorvo ci sembrava che aveva già vinto il campionato, ora sta a 4 punti, cioè, quindi è ancora tutto aperto. Tu Carmine, vedi qualche altra squadra a parte voi e il Montecorvo per. Guarda, io ti dico che io fino a gennaio sono stato squalificato e quindi di partite non ne ho viste Tantissime. tantissime, anche perché diciamo così ho lavorato e quindi ho preso le domeniche e dico vabbè, poi quando riprenderò a giocare mi fermo, quindi squadre non ne ho viste Però molte. per quello che si dice nello spogliatoio, insomma. Però, quelle che dicono nello spogliatoio, vabbè, ho visto il Vatolla, sì, vabbè, Il abbiamo Vatolla è giocato una con il squadra che non è Vatolla, malvagia. Sì, anche il Vatolla è una bella squadra. abbiamo giocato là fuori casa, purtroppo abbiamo pareggiato 1-1, stavamo vincendo 1-0 e quello era importante vincere anche là, a Vatolla, perché infatti l'anno scorso, se non ricordo male, giocavamo proprio contro il Vatolla lo scontro per andare Playoff. ai playoff e in casa loro perdemmo 2-0. E invece in casa nostra
perso loro 1-0 per quella differenza. Non si deve poi eccessi. Quindi bisogna stare a volte veramente molto concentrati e attenti. Campionato l'anno scorso, che appunto, come dicevi tu, è terminato con il fallimento tra virgolette della zona playoff. Blocco un attimo, sì, perché penso che non sia stato un fallimento l'anno scorso, perché era una squadra, appunto, come ho detto anche tante volte, cioè nata dal niente, e abbiamo fatto un campionato secondo me molto, molto buono, quindi non credo sia stato un fallimento. No, solo perché comunque ero da lì a un passo, magari non ci ha fatto, la bocca, come si suol dire. Però l'anno scorso avevamo formato gruppo, come quest'anno vedi, stiamo riconfermando quel gruppo forte, compatto, che ci fa andare avanti. Mi è servito quella stagione, diciamo, come trampolino di lancio per questa qua. Sì, sicuramente. Tu, Vincenzo, hai trovato un gruppo già rodato? Sì, guarda, io... erano ragazzi che bene o male conoscevo un po' tutti, siccome quello, diciamo, è il mio paese di origine. E dopo tante vicissitudini nella vecchia esperienza calcistica fino a dicembre, mi era un po' passata la voglia. E avevo quasi pensato di smettere con questo divertimento, però poi sono andato da loro, mi hanno fatto pian piano venire la voglia. Testimonianze anche ieri, a fine primo tempo eravamo sotto 1-0 e in uno scontro diretto 1-0 con un arbitraggio discutibile, non voglio dire a favore, discutibile, rimontare in una partita in uno scontro diretto, se non hai gruppo secondo me non ci riesci. E invece tutti ragazzi eccezionali, che era, poi bello è che raggruppa più comuni, non è soltanto uno, ma si va d'accordo e si va avanti, speriamo per il meglio. Qualche parola ieri, Carmine, sulla partita di ieri, cosa ci puoi dire? Appunto, ho visto i ragazzi che hanno combattuto fino alla fine, l'ho seguita dalla panchina, che diciamo che il mister fa le sue scelte. Sono contento di questo, perché quest'anno rispetto all'anno scorso abbiamo due portieri, quindi più concorrenza. Non si tratta neanche di concorrenza, perché siamo tutti e 20 sullo stesso livello, quindi il mister fa le scelte, magari chi sta un po' meglio, chi lo vede un po' meglio, chi un po', quindi fa le sue scelte. Ha messo in campo 11 giocatori veramente in gamba. Cioè, appunto, come ha detto Vincenzo prima, subire 1-0, andare al primo tempo 1-0 e poi vincere 4-2, cioè abbiamo mai... Secondo me è un pirotecnico, allora, 5 gol. Sì. Devo dire che sono stati veramente bravi. Ok, ci torniamo con Bruno invece sul campionato d'eccellenza, andiamo a vedere quello che è successo ieri sui vari campi di gioco. Sì, Eccellenza Giovane B, Audax Cerfinara Nola 2-0, Castel San Giorgio Sorrento 0-0, Ebolitana San Tommaso 4-2, Palmese Santa Maria 3-2, Picciola Solofra 1-1, Sant'Agnello Rinascita Vico 1-1, San Vito Faiano rinviata, Valdiano Battipagliese 2-0. La classifica: Ebolitana 47, Sorrento 39, Cervinara 37, Faiano 35, Battipagliese 29, Nola e Palmese 28, San Vito 25, Picciola 24, Valdiano e Solofra 21, Santa Maria 20, Castel San Giorgio e Sant'Agnello 16, San Tommaso 12, chiude il Vico a 10. Sempre l'Ebolitana più sola in vetta in questo campionato d'eccellenza, quasi inarrivabile con questo più 8 sul Sorrento. Ebolitana che settimana prossima avrà comunque una trasferta difficile fuori casa col Nola. Per le altre, per le squadre tra virgolette nostrane, il Santa Maria ha perso purtroppo 3-2 con la Palmese in trasferta, non sono bastati col dirizzo di Trimarco, e invece c'è stata ancora una vittoria per una squadra in ripresa clamorosa, che è il Valdiano, che ha battuto ieri la Battipagliese per 2-0. Battipagliese forse che è una squadra invece che poi è in calando. Settimana prossima Santa Maria se la vedrà con la Rinascita Vico, mentre ci sarà uno scontro molto difficile per il Valdiano, che secondo me proverà, assaggerà veramente quanto vale contro il Sorrento, che è seconda in questa classifica dopo l'Ebolitana, ha più 2 sul Cervinara. Perciò vedremo se il Valdiano riuscirà a questa escalation anche settimana prossima. Beh, sì, diciamo che nel girone B, diciamo, devo dire questa cosa, l'Ebolitana ormai ha più 8 sul Sorrento, insomma, ha quasi vinto il campionato, si aspettava di più da questo Sorrento, insomma, si diceva sempre il Sorrento avesse la squadra che potesse vincere, all'inizio di stagione ti dicevano che era superiore all'Ebolitana, invece poi il campo ha detto tutt'altro. E quindi questo ultimo, però il Valdiano, attenzione, che il Valdiano... in queste ultime partite ha fatto un miracolo l'allenatore Criscuolo, cioè il Valdiano è la straultimo all'inizio della stagione, e invece adesso ha fatto... Tutta la quella di Manfredini si è cominciato dopo l'esonero di Manfredini, diciamo, ha fatto
ha compiuto anche acquisti, diciamo, di un certo prestigio, cioè giocatori argentini, poi sono arrivati al Valdiano, insomma, quindi sicuramente la campagna acquisti di rafforzamento ha avuto garanzie tecniche che magari Panfilo non ha avuto, diciamo, all'unità, insomma. Però, insomma, 21 punti, all'inizio erano ultimi, sono riusciti a fare questa rimonta clamorosa. Certo, se dovessero anche fare punti col Sorrento sarebbe veramente, insomma, un gran risultato per il Valdiano, insomma, che nessuno se l'aspettava. Il Santa Maria sta facendo il suo campionato, insomma, l'hanno promossa, quindi, insomma, credo che ci può Si gioca la stare. salvezza, Si gioca la salvezza, classifica anche se comunque abbastanza corta. sì, la classifica è corta, ha giorni molto importanti il Santa Maria, comunque per l'eccellenza, perché Cardinale, lo scorso c'è la serie di Agropoli, c'è Trimarco, c'è Scarpa, c'è Limatola, cioè, giocatori di un certo livello. Ragazzi, parlavamo prima di questo Valdiano che ha vinto contro la Battipaglia, una squadra in rimonta. A voi è capitato qualche volta nella vostra carriera di fare qualche risultato tra virgolette inaspettato? Di dire magari in settimana perdiamo, domenica non ci alleniamo male, non siamo in calando, invece poi la domenica hai fatto qualcosa di tra virgolette incredibile. Sì, vabbè, può capitare, capita spesso di allenarti male, magari sente il mister con quelle frasi fatte, l'allenamento è lo specchio della domenica, e poi capita che magari la domenica lasci un po' tutti a bocca aperta. È capitato anche questa settimana che diciamo i due mister, che abbiamo due mister primo e in seconda, Emiliano e Felice, che ci hanno dato un attimo in testa perché eravamo un po' distratti, però fortunatamente li abbiamo fatti ricredere. Tu, Carmine, ricordi un particolare su questa, magari di qualche partita in cui non vi aspettavate di fare bene, e poi magari la domenica invece avete fatto qualcosa di sbagliato, cioè qualcosa di importante? Secondo me pure negli amichevoli. Abbiamo fatto due amichevoli, una con che era l'Agropoli, Cicerale, Cicerale, la vabbè, Cicerale la era scuola di l'Agropoli. Agropoli, la Saracena. Siamo qui con noi in Sì, trasmissione, che sì. siamo dopo Natale, che avevamo fatto pochissimo allenamento, siamo venuti qua a fare l'amichevoli. Devo dire che Ha fatto è bella stata una figura. grande bella partita, sì. Saracena è una squadra che sta andando molto bene, perciò per Abbiamo voi mantenuto è una... testa fino alla fine. Cioè abbiamo perso 1-0 alla fine. Mi sembra, no? Su invece il campionato di quest'anno, qual è la partita che ricordate, tra virgolette, che avete fatto meglio rispetto a quello che vi aspettavate? Penso proprio io domenica scorsa, perché comunque erano terzi, era uno Sì, scontro allo stare una squadra che sta diretto. andando molto bene. La partita forse delle prime 4-5 partite era la prima in classifica solitaria perché l'ha vinta tutte quante. Poi ha avuto forse qualche piccola defaianza, però una squadra Ma detto infatti. almeno per me, perché poi c'è fino a inizio campionato, fino a poco tempo fa, non c'ero, quindi non so loro come. No, guarda, io penso la partita di domenica è stata una partita dura, ti ripeto. Lo Star io non li ho visti, diciamo all'inizio non li ho seguiti perché non Gioca altrove. giocavo altro, però mi è sembrata una squadra sicuramente che all'inizio è andata bene, che continuerà ad andare bene perché ha dei giocatori di esperienza, dei bravissimi giocatori, quindi penso che è una buona squadra. Andiamo a vedere, Bruno, cosa è successo in promozione ieri. Sì, promozione giovedì, Alfaterna Pagani Poseidon 2-1, Calpazio Temerari 2-1, Costa d'Amalfi Angri 3-1, Gifforese Rocchese 0-2, Baronisse Santa Cecilia 0-0, Scafanese Buccino 1-2, Vigor Castellabate San Severinese 2-1. Per la classifica, Calpazio 39, San Severinese 37, Costa d'Amalfi 35, Rocchese 34, Baronissi 27, Scafatese 26, Alfatena Pagani 25, Angri e Buccino 24, Lealpo Giovanino e Temerari 20, Vigor Castellabate 18, Santa Cecilia 17, Poseidon 8 e Gifforese 7. Questo campionato invece continua il testa a testa fra Calpazio e San Severinese che sono a 2 punti di distacco. La Costa d'Amalfi sta facendo un grandissimo campionato in rimonta, ha superato anche la Rocchese, mentre nella parte centrale del campionato l'ha fatta un pochino in sordina. In questa seconda parte sta venendo decisamente fuori. Settimana prossima la Calpazio se la vedrà appunto con la Rocchese che ha 5 punti di distacco, con quella 34, perciò una partita da prendere con le molle per la squadra che in questo momento comanda il campionato di promozione Girone D. Per le altre squadre nostrane, la Poseidon, che purtroppo invece chiude quasi il campionato, la classifica con 8 punti, se la vedrà in casa contro il Salerno Baronissi. La San Severinese, che è seconda in classifica, giocherà in casa contro la Gifonese, mentre la Vigor Castellabate giocherà fuori casa contro il Buccino.
Questo è per quanto concerne il campionato di promozione. Sì, un campionato piuttosto equilibrato, se devi vedere. Comunque ci sono quattro squadre in pochi punti, Calpazzo, Sansevierese, Questa Amalfi e Rocchese. Vediamo come nessuno si aspettava la vittoria della Vigor Castellabate contro la Sansevierese, Sì, infatti, è insomma, la stata forse la quart'ultima sorpresa. contro la seconda in classifica, 2-1, bel favore, diciamo, alla Calpazzo, che adesso, intanto poi è saltata la panchina della Poseidon, perché mister Sì. Caravante è stato esonerato dopo questa sconfitta. Ulteriore, diciamo, della Poseidon a Pagani per 2-1, anche se di misura, diciamo, la società ha deciso Di di cambiare allenatore. si è dimesso, insomma. Infatti hanno preso Di Lascio, che è una persona eccezionale, cui volevo fare anche un in bocca al lupo, e sono convinto che si salveranno, perché poi conosco tanti ragazzi, Iannelli e altri, Calamuso e Portiere, spero che si salvino. Abbiamo parlato di allenatori, qual è invece il vostro rapporto con il vostro mister? Anzi, con i vostri mister, avete detto che Guarda, allora io ti parlo, cioè io l'anno scorso li seguivo perché in questa squadra ci sono andato a vedere un paio di partite. E già avevo modo di conoscerli. Uno è Felice, il quale l'anno scorso giocava ancora. Quest'anno è passato dall'altra parte ed è il nostro mister in seconda. È ancora uno di noi, cioè una persona eccezionale. E poi c'è Emiliano, che è il mister, diciamo, in prima. Cioè, ancora ragazzo, non mi sento di chiamarlo un signore eccezionale, anche lui. E per dirti, dopo le partite, che si vince, che si perde, si va al bar, è sempre lì pronto con noi a festeggiare, a starci vicino. Cioè, veramente un ambiente eccezionale, ancora genuino, per fortuna. Carmine, devo aggiungere qualcosa sul rapporto con i vostri mister? Ah, io, vabbè, Emiliano lo conosco da piccolo, cioè siamo dello stesso paese, quindi abbiamo lavorato anche insieme. Con Felice c'è un rapporto, cioè abbiamo giocato insieme l'anno scorso, quest'anno ci fa da mister anche lui, abbiamo un buon rapporto, dai. Mister, nel pre-partita cosa vi dice solitamente? Uno che vi lascia tranquilli, uno che vi gasa, uno che vi tiene sulla corda, come si comporta? Guarda, lui è una cosa che forse sono tanti anni che mi diverto, non gioco a calcio, mi diverto. Non avevo mai trovato un mister che ti dimostra così tanta fiducia. Cioè lui nello spiedo viene dalla formazione e dice: raga, voi sapete farlo, quindi io non ho nient'altro da aggiungere se non chi tira la punizione, chi tira il calcio d'angolo. Cioè, veramente ti dà quella fiducia giusta che serve, forse anche quando è superfluo, lui ti dà sempre quel qualcosa in più, e per me è una cosa buona che serve. Ci crede il mister. Sì, ma all'inizio campionato, Quindi Carmine, voi pensavate di fare questo tipo di stagione? Pensavate di poter giocare il campionato? sì. Io mi ricordo che l'anno scorso voi, quando veniste qua con il dirigente Corvo, se non sbaglio, No, Carlo Lapa. Carlo Lasi, mi ricordo che parlavate, dice: quest'anno abbiamo fatto questo tipo di campionato, l'anno prossimo, forse detto un pochino così per scherzo, proviamo a vincerlo. Sì, Era stata solo abbiamo una fatto degli battuta, acquisti. guarda. No, ci vogliamo credere, cioè già l'anno scorso, diciamo che dopo un po' poi i risultati venivano, partita così come era partita, però alla fine ci credevi ad arrivare almeno ai playoff. Quest'anno abbiamo preso dei ragazzi eccezionali, che con loro sicuramente abbiamo fatto il salto di qualità e ce la giochiamo sicuramente. Anche perché vedo, a differenza dell'anno scorso, che giochiamo un ottimo calcio. Poi c'è da dire una cosa: il mister ha fatto una promessa che se Si vinciamo il campionato si sposa, sposa. e quindi lo dobbiamo alla fidanzata del mister. Questa promessa la devo fare forse a qualcun altro e non a voi, perciò è Altare. voi che fate una promessa forse alla testa del mister. Però tornando su questo campionato, forse vi giova, tra virgolette, anche il fatto che rispetto a quello dell'anno passato non c'è uno squadrone da battere in maniera impossibile come era la Samorese, che comunque era qualcosa di Sì, straordinario, però una squadra che forse non ha l'hanno perso. perso forse una, forse con Forse uno per Empoli. sbaglio, una squadra che era in un'altra categoria. C'era solo l'Oleastrum, che forse era un'altra buona compagine, che riuscì a tenere testa per tre quarti di campionato. E poi Quest'anno forse c'era penso. un altro campionato più No, equilibrato quest'anno che. penso è equilibrato cioè dalla prima, secondo me, all'ultima. Cioè, oddio, forse Sì, voglio. Però forse tutti possono impattare, giocarsela sì, con tutti. però. Come magari poteva essere l'anno scorso, aveva tolto la Samorese un pochino l'Oleastrum, dove il resto del campionato comunque era abbastanza equilibrato. Sì. Beh, Sì, è meglio. sicuramente aiuta che non ci sia una squadra lepre,
ammazza campionato perché anche diciamo noi abbiamo avuto dei piccoli passi falsi all'inizio del campionato. Se c'era una squadra che correva più delle altre non la riprendevi più. Andiamo a vedere invece quello che è successo sul campionato di prima categoria, che fino a qualche mese fa, settimana fa, riguardava anche Vincenzo. Andiamo a vederlo con Bruno. Prima categoria, girone G: Acquavella Padula 0-0, Alfalese Pollese 0-3, Cicerale Rofraro 7-2, Gregoriano Real Palomonte 3-1, Eraion Pattano 0-1, Cogliano Sapri 8-0, Sassaro Chiumassa 6-0. La classifica: Gregoriana 40, Real Palomonte 33, Real Agropoli 28, Cogliano 27, Cicerale 26, Sassaro e Pattano 24, Padula 17, Chiumassa 16, Acquavella 15, Rofraro 14, Pollese 13, Eraion 10, Sapri 6 e Alfalese 0. Riposava ieri la Real Agropoli, che perciò non ha potuto muovere la classifica. Classifica che, come vediamo sempre, come da una squadra, quella gregoriana, che ormai sembra far solo il campionato. Per il resto c'è 33 punti, più 7 sulla seconda. Mi sembra comunque che qua i giochi siano un pochino fatti, anche se il campionato anche questo qua è abbastanza livellato. Ci possono stare dei passi falsi domenica dopo domenica, però avere 7 punti sulla seconda comunque è un buon margine, Bruno. Sì, sicuramente la gregoriana penso insomma continua, ha vinto tre portate sconti letto con Real Palomonte 3-1 e la distanza di classifica, però ci sono un gruppo di squadre in zona playoff, come vediamo c'è la Real Agropoli che non ha giocato, poi Cogliano a 27, Cicerale, Sassano e Pattano, queste sono le squadre che si giocheranno qualche posto dei playoff. E poi diciamo, a parte queste 5-6, poi c'è altre squadre che fanno altro campionato, sì. Padula, il Newmaster, insomma l'Acquavella, che fanno la lotta per non retrocedere. E poi sono gli ultimi due, insomma il Sapri, che ormai non è più il Sapri di una volta, hanno ricostruito adesso la squadra, quindi naturalmente non è il Sapri che ha fatto la Serie D, tanto per intenderci, certo. E poi c'è questa Alfalese, io l'ho vista, visto il Real Agropoli Alfalese della della Befana, sì, dell'anno. Certamente la partita ha senso unico, siete un tasso tecnico abbastanza differente tra le due squadre, infatti sono ancora a zero. È parlato appunto di Alfano e Sabri, che settimana prossima giocheranno contro, ultima contro penultima, giocheranno ad Alfano. Per le altre partite ci sarà Sassana Agropoli, che è un'altra partita di zona medio-alta di classifica, Palamonte ospiterà il Pattano, Cicerale ospiterà il Padula, Acquavella Polla, mentre l'Era non giocherà in casa contro il Newmassa, che reduce da una sconfitta abbastanza pesante. Su questo campionato, come dicevo prima, ci può aggiungere qualcosa Vincenzo, che l'ha giocato. Ti aspettavi questo crollo del Cicerale, che era partito con il favore dei pronostici? No, guarda, io ero convinto che se la giocava fino alla fine. Conosco dei ragazzi che giocano lì e neanche loro sanno trovare una risposta a questo. Ho visto la partita qua all'Agropoli Cicerale, 2 settimane fa, 2-2. A me sembra una squadra ottima dal punto di vista tecnico, tattico e anche in salute, quindi davvero non mi spiego. Per quanto riguarda invece l'Erion, forse il problema non era Mister Pecora, forse il problema non era Orrico, non era Di Filippo, non era tanti altri che siamo andati via. Però spero per la società Erion che si salvino. E per tolto appunto questo Cicerale che ammazzava il campionato, per le altre, la Gregoriana smette giocatori che penso che hai visto anche tu, sì, di categoria superiore. Sì, la Gregoriana, gli attaccanti, sì, che sono ovviamente dei giocatori. Ha qualcosa in più che non ha a che fare con la prima, due o tre pedine che hanno qualcosa in più sicuramente. E per le altre squadre, quelle nostrane, tra Acquavella, Massa, Pattano, sì, ti hai visto qualcuno? Io ci ho giocato contro. Massa è una buona squadra, poi hanno che sono un gruppo unito, che se non sbaglio sono 2-3 anni che giocano insieme. Sì. Quindi hanno due informazioni di sì, hanno anche una buona cornice di pubblico. Io andai a giocare proprio lì, giocammo lì a Massa. Sì. E gente sugli spalti con tamburi, fumogeni, comunque in queste categorie fanno anche la loro parte. Proprio per essere una frazione, comunque sì, fa una categoria. Comunque è seguita, diciamo. Anzi, queste sono due frazioni, per cui è Pattano e un'altra è Massa. Sì, ma Pattano invece, come non ci ho giocato contro perché già ero andato via, però da come dicono alcuni ragazzi che giocano qui con me a Cilento di Pattano, che hanno fatto due squadre, il Pattano A, sì, hanno preso gente di fuori, per mentre fare il Pattano bella B, figura, sì, l'altro forse più per, sì, divertirsi, sì, sì, in terza categoria. Quindi non so se ha lo stesso seguito di persone, non penso, sono tutti di fuori. Andiamo a vedere Bruno per la seconda categoria cosa è successo. Abbiamo parlato prima di San Maurese, tra poco vedremo anche la loro classifica. Questo è invece il giorno del routine del Torchiara.
andiamo a vedere cosa ieri è successo. Sì, andiamo a vedere i giovedì di seconda categoria: Atletico Vega, Calcio Stella 3-2, Licinella Atletic Torchiara 3-0, Macchia Orsentina 1-2, Recigliano San Michele 1-3, Rutino Chieve 1-2, Santa Maria Atletico Saracena 0-1. La classifica: Vega 30, Chieve 27, Stella 26, Licinella 25, Saracena 23, Oleano 19, Santa Maria 14, Postiglione 12, Rondino 11, Atletic Torchiara e Macchia 10, Ursetina 7 e Ricigliano 5. Settimana prossima in questo girone ci sarà un derby, tra virgolette, perché giocheranno contro Rutino e Licinella. Licinella che è una squadra che sta andando molto molto bene insieme alla Saracena tra le squadre cilentane. Un pochino peggio la Atletic Torchiara invece il Rutino, che sono 10-11 punti, si giocano la zona playout e la salvezza. Atletic Torchiara che settimana prossima riposerà, perciò non potrà muovere la classifica. Dispiace per le sconfitte di ieri del Rutino in casa contro una squadra comunque come il Chieve, che è la seconda piazza, perciò è una squadra sicuramente importante. 2-1 che comunque fa capire che Rutino se l'ha giocata come quasi sempre fino alla fine. Per la Saracena, vittoria fuori casa, importante per una squadra che è stata qui con noi a metà novembre forse, parlavano di zona playoff, forse ci arriviamo, forse non ci arriviamo, invece è una squadra che ormai è lì un passo, perciò penso che fino alla fine potrà giocarsela. La Licinella ha vinto contro la Torchiara 3-0, appunto se settimana prossima invece giocherà fuori casa con Rutino, perciò vediamo se anche Licinella terrà il passo della zona playoff. Voi su questo campionato, abbiamo parlato anche della Saracena, che che voi avete giocato contro, pensavate che potete fare questo tipo di campionato, almeno per quello che avete visto voi? Guarda, io ti ripeto, mi ricollego sempre alla scorsa puntata quando venni qui ospite, te l'avevo detto che speravo che la Saracena all'epoca non era un'ottima posizione di classifica, ci speravo ma ne ero sicuro perché conosco chi lavora tra virgolette di dirigenti per la Saracena, chi dà una mano, conosco molti giocatori. E io direi sono a 7 punti dalla prima di stare attenti alla Saracena, perché la Saracena ha vinto un campionato dall'entusiasmo, cioè quando si crea l'entusiasmo hanno qualcosa in più, quindi io dico che sognare non, per me non gli è proibito, anzi glielo auguro. Per quanto riguarda il Rutino, un'altra squadra diciamo vicino a noi, conosco anche giocatori che giocano lì e non mi spiego come non riescono a decollare. Secondo me è soltanto una stagione nata male che deve finire al più presto con una salvezza e poi ripartire. Carmine, per tornarmi su di voi, mi fai qualche nome di qualche ragazzo che è arrivato e ti ha impressionato in maniera positiva dal punto di vista tecnico? Vincenzo sicuramente, perché è il pilastro della difesa, quindi grazie. Sicuramente arrivano pochi palloni, perché c'è lui, poi c'è Francesco Prozac, poi chi c'è più che è arrivato nuovo? Alessio, Caporale. Simone l'anno scorso, se non ricordo male, parlavate che vi mancava una punta che facesse gol, che vi aiutasse a tenere quella posizione di classifica. Quest'anno è arrivato qualcuno là davanti, qualcuno sta facendo bene. Ci sta Alessio, appunto, Caporale, ci sta Francesco che avevamo già l'anno scorso d'Agostino, ci sta Simone da Rienzo, Simone Mastro Giovanni, un po' di punte. Quest'anno stiamo facendo pure parecchi gol, un paio di partite. 8-2, 6-1, 6-3, quindi quest'anno. Come te la spieghi questa cosa? Perché come? Siete una squadra valida o se qualche altro per l'allenamento che fate, per il modo di giocare? Secondo me è tutto l'insieme, l'allenamento, il gruppo, il gioco, è tutto l'insieme, tutto che ci porta a fare quello che facciamo. Sì, anche perché in questi campionati capita comunque di vedere dei tondi risultati, magari la settimana dopo quella squadra che ha fatto 8 gol perde 2-0, perciò diciamo che è un mix di tutto, come dicevi tu. Perché sì, perché forse ne abbiamo persa una all'inizio, poi ti ho detto pareggio, poi stiamo vincendo quasi sempre, quindi c'è quella grinta, dai, c'è l'entusiasmo, sì, che ha fatto venire appunto anche la voglia vincente di tornare a sorridere, di poi quest'anno sì, stiamo disputando un buon calcio, stiamo giocando veramente bene. Vincenzo, tu sei partito da una squadra di prima categoria che sta facendo un campionato un pochino difficile, sei passato da una di terza che fa un campionato completamente diverso. Quali sono le motivazioni che vengono a cambiare quando fai un campionato dove devi salvarti ogni domenica, magari non arrivano i risultati, a un altro campionato magari più facile sulla carta, dove comunque la domenica vinci? Cosa cambia? Guarda, io ti parlo sempre dell'esperienza fino a dicembre.
C'era ogni domenica il dramma, perché purtroppo non c'era dall'inizio che non c'era fiducia nel mister, e si era creato un attimo noi e il mister, insieme con quella società che ci remava contro, cioè è inutile nascondersi. E sì, lì ogni domenica dovevi dimostrare. Qui si gioca un attimo con la testa più sgombra, c'è il divertimento. Se si vince si festeggia, se si perde si festeggia 2 volte di più. Cioè, Forse è questo anche più sì, è facile, anche più facile, o ti come è successo viene. ieri, preso 0-0, mentalmente non c'è quella pressione, quella spada di Damocle, dice abbiamo perso la partita, cioè, si rientra in campo con quella tranquillità che poi magari fare 4 gol. Sì, questo sicuramente. Parlavamo prima appunto con Bruno di Samorese, vediamo se ieri ha perso colpi, ma non mi sembra. Secondo il Gregorio Gironelle, di Cusati Casaletto 0-0, Elea Virtus Montesano 2-2, Gioi Caselle 2-1, Laurino Lentiscuota 0-0, Adela Pisciotta 1-1, Samorese Foria 2-1. La classifica: Samorese 36, Montesano 23, Pisciotta 20, Adela 19, Elea 18, Laurino 17, Gioi 15, Lentiscuota 14, Novimedia 13, Foria 12, Licusati e Casaletto 11 e chiude l'Atletico Casella 7. Complimenti perciò la Samorese che ha vinto anche ieri. Samorese comunque fa un campionato a parte perché ha più 13 il Montesano, mentre il resto del campionato è racchiuso in 16 punti, perciò un campionato abbastanza equilibrato se non fosse per la Samorese che ovviamente è di un altro livello e che, come ci fanno capire anche gli altri ragazzi opinionisti che sono venuti qua in studio, squadra che negli anni proverà a tenere questo passo di salire ancora di categoria, glielo auguriamo. Per il prossimo turno Samorese giocherà in casa contro l'Atletico Caselle, Velina con il Montesano, Pisciotta Lentiscosa, Elea Virtus Casaletto, Laurino Frefutana e Licusati Novi. Perciò vedremo quello che può succedere la prossima settimana, dove il Montesano giocherà appunto fuori casa contro il Velina, che è una squadra in ripresa, squadra che è partita male, quella del Velina. Invece ora la vediamo quasi a metà classifica, se non, perciò è una squadra che può insomma, dare qualche difficoltà al Montesano. Tu che dici, Bruno? Sì, sicuramente, insomma, è una di quelle squadre che potrebbe dare filo da torcere, anche il Pisciotta comunque a 20 potrebbe dire la sua. Certo, insomma, la Samorese, insomma, ha vinto il campionato, sta facendo complimenti, insomma, sta veramente cannibalizzando questo girone, quindi, insomma, il loro progetto è quello di costruire una squadra per vincere mano a mano i campionati e arrivare insomma, al vertice del calcio dilettantistico campano. E quindi insomma, glielo auguriamo perché sicuramente quando c'è progettazioni, risorse e tutto è anche giusto che poi risultati arrivino. Bruno, con te stiamo quasi dimenticando di parlare di basket, stiamo parlando tanto di calcio, tu che sei il nostro guru del basket, parlaci un pochino di quello che è successo ieri. Ah, non è semplice parlare in modo equilibrato di quello che è successo ieri perché insomma, ieri. Quello che non è successo ieri allora. No, diciamo, purtroppo bisogna dire la verità, insomma, il Basket Acropoli non ha fatto una bella figura. Ieri nel derby contro Scafati, una partita importantissima per la zona salvezza, perché si affrontavano la penultima e l'ultima e Scafati ha vinto al Palacine di Turchiera di 30 punti, quindi vuol dire che c'è stato veramente c'è veramente qualcosa che non va proprio dal punto di vista anche mentale di alcuni giocatori, mi spiace dirlo. Cioè, questa squadra regge i primi due quarti, per modo di dire, regge, diciamo di Rimane in sì, partita. è in partita e poi prende delle imbarcate. L'ultimo quarto è stato qualcosa di spaventoso. Cioè, quelli giri di Scafani hanno fatto ciò che hanno voluto in campo, diciamoci la verità. Quindi, insomma, la squadra continua a avere dei problemi. Hanno provato società ad acquistare nuovi giocatori. Insomma, è arrivato questo croato Delas, che ovviamente ha fatto soltanto due allenamenti l'ultima settimana, dato venerdì, ha giocato la domenica. Oggettivamente vedo confusione totale. Alcuni giocatori. Si usavano soltanto due buoni giocatori, cioè c'è il capitano Santo Lavazza che ha giocato veramente poverino con una caviglia in disordine, ha voluto giocare a tutti i costi, quindi veramente ha fatto un encomio. Attaccamento alla maglia. Attaccamento alla maglia proprio, è rimasto lo scorso anno. Poi è invece anche Langford che nelle ultime partite comunque sta dimostrando di essere un professionista serio, diciamo la verità. Il resto dei giocatori fa molta difficoltà, oggettivamente. Alcuni giocatori forse non
non posso giocare la Serie A2, diciamo la verità. Purtroppo è brutto dirlo, insomma. Però la partita di ieri è stata. Va bene che Scafati ha tanti giocatori buoni, perché comunque quando tu hai Dobbins, hai Jackson, hai Crow, che veramente ha fatto una partita straordinaria ieri, però insomma, parliamo dell'ultima in classifica, cioè con tutti questi campioni Scafati, soltanto domenica scorsa, aveva perso in casa contro Rieti, che insomma la squadra che lotta per retrocedere, ha perso malamente. L'allenatore si è dimesso, cioè, c'erano le condizioni per fare una buona partita, invece l'Acropoli ha fatto una partita pessima. Così non ti salti, parliamoci chiaramente. Quindi domenica prossima c'è un'altra trasferta a Tortona, dopo 9 sconfitte consecutive, a Tortona, scusa, a Biella, contro la prima in classifica, sarà una partita proibitiva, però oggettivamente tutto l'ambiente spera che possa arrivare almeno una vittoria, perché il problema è anche psicologico di questa squadra, vedo, perché magari cioè, dice lottiamo e poi dopo arriva la parte finale dove non ce la fanno più. Poi ovviamente il tutto viene amplificato, perché se tu perdi una palla in quei momenti di classifica in cui ti trovi, è chiaro che subisci pressioni enormi, diciamo. Quindi queste difficoltà ci sono. Io ovviamente chiedo, diciamo, ai giocatori più esperti di questa squadra, che hanno la di aiutare i compagni proprio a fare quadrato attorno a questo basket agronomo, perché insomma la Serie A2 è vero, insomma è il secondo anno della storia della Serie A2, quindi insomma non è un campionato a cui il basket agronomo è abituato. Però insomma, l'anno scorso è stato un campionato, ci siamo un po' illusi, insomma secondo posto, grandissima stagione, playoff, promozione, addirittura c'è, cioè, qualcosa di straordinario. Però quest'anno tutti sapevamo che si doveva lottare per la salvezza, però nessuno ci aspettava, cioè, di perdere. Sono mai 3-4 partite di seguito di queste 9 sconfitte che si perde di più di 20 punti, ieri di 30, dietro in casa, è stata un'umiliazione inaccettabile. Quindi, insomma, speriamo che questa squadra riesca a trovare, non so, in qualche modo il bando della matassa, perché la Serie A2 è un patrimonio di tutta la città. Quindi magari affrontare l'onta della retrocessione non sarebbe bene. Io ho visto persone veramente affrante ieri, brutto dire, cioè, al Pala Cilento, persone, ho visto tifosi in lacrime, cose, scene che non vorremmo vedere, ma purtroppo lo sport è anche questo. Però dobbiamo veramente cercare, da un lato l'ambiente di stare vicino alla squadra, no? Dall'altro anche la squadra farsi aiutare, diciamo, perché se queste sono le prestazioni... Forse si aspettava una cosa di diverso, perché appunto quando l'ultimo in classifica ti aspetti in casa di vai di priorità di giocartela. Io ero consapevole che Scafati stare in quella posizione di classifica è un po' nel senso di tutto questa la Scafati, cioè, abbiamo 3 allenatori, insomma situazioni di società difficili, doveva scomparire, essere il titolo acquistato da Comarc Bergamo, si parlava di questa strada. Longobardi è un allenatore che è un presidente che comunque ha speso e ci tiene, diciamo, a Scafati. Però oggettivamente io mi aspettavo una partita di ieri, una partita in cui il basket Agropoli potesse almeno dire la sua. Era uno scontro salvezza, tutti si aspettavano una partita comunque di un certo livello, invece non c'è stata proprio. Cioè, oggettivamente, insomma, vedo queste difficoltà enormi. Speriamo che in qualche modo si riesca. Insomma. Io penso che basti una vittoria, almeno per accendere la miccia, diciamo. Per tornare a crederci. Per tornare a crederci, perché così, così cioè, diciamo che l'ultimo posto, adesso è proprio ultimo, anche se appare merito con Scafati, però l'ultimo posto significa recessione diretta, ma anche i play-out. Quindi è vero che quest'anno il campionato fortunatamente è livellato verso il basso, proprio tecnicamente, quindi ci sono squadre, cioè, l'anno scorso con la salvezza era a 26 la Virtus Roma ha fatto i play-out, quest'anno prendeva a 26, 6 ai play-off per dirti. Quindi sicuramente da questo punto di vista magari è un aiuto per il basket, perché la Viola Reggio Calabria ha fatto una prestazione ancora peggiore dell'Agropoli di ieri, da perdere a Agrigento in maniera 90-58, cioè 32 punti la roba. Però oggettivamente l'Agropoli era 9 sconfitte consecutive, cioè io non so cosa sarà possibile fare proprio per cercare quantomeno una piccola speranzella da poter riprendere. Quindi cerca la vittoria a tutti voi, speriamo a Biella, il miracolo, non lo so, vada a piedi Eboli se vince, non so, facciamo qualcosa. Non so. Per tornare con i nostri amici qui del Centro Calcio, volevo chiedere a Vincenzo, lui mi ha detto che il paese è tornato al traffico dal paese d'origine,
Ha trovato qualche ragazzo, qualche amicizia che è nata in questo periodo che sei stato qui qua con i tuoi nuovi compagni di squadra, che magari qualche ragazzo che non conoscevi, appunto che tramite il calcio è nato qualche altro piccolo rapporto, che è di solito quello che poi fa vivere il gioco del pallone. Sì, vabbè, questa è una delle cose belle del calcio, le amicizie che nascono e poi si protraggono nel tempo. Sì, ce ne sono tanti, ci sono dei ragazzi di Battano che io non sapevo neanche l'esistenza, li ho conosciuti tramite il calcio, altri ragazzi anche di Perito che ho conosciuto, che non è che li conoscevo tutti. No, tutti bravissimi ragazzi ed è un piacere dividere lo spogliatoio con loro. Ragazzi di Battano, volevo salutare Daniele Di Sante, che so che gioca con voi, è un Un ragazzo ragazzo che anch'io so che conosco, eccezionalissimo. infatti è un ragazzo davvero un bravissimo ragazzo, lo colgo l'occasione per salutarlo. E Carmen, invece tu fai i nuovi arrivi, per ragazzi i nuovi acquisti, c'è qualcuno con cui hai legato appunto in questa stagione che magari prima non Penso che abbiamo conoscevi? legato tutti con tutti. Se non c'è un Beh. in particolare, cioè il gruppo unito Beh, poi sono un po' timido, quindi, cioè, è. però diciamo che ci divertiamo, dai, tutti insieme. Come dicevamo forse anche prima Vincenzo, a fine partita vi ritrovate nel bar, Sì, perciò il gruppo rimane unito, perciò questo vi facilita anche ci facilita molto, sì. i nuovi ingressi. Andiamo a vedere appunto cosa è successo nel vostro campionato ieri. Voi avete vinto 4-2 con lo Star, vediamo gli altri risultati di giornata. Sì, terza categoria, girone E, Vadolla Tirreno per TV 2-0, Cilento Calcio All Stars 4-2, Primiero Real Montecorice 0-0, Sessa Montestella Pattano B 6-2, Stio Cilento Leastrum 3-2, Virtus Eredita Pollica 2-2. La classifica, Real Montecorice 23, Stio Cilento 21, Cilento Calcio 19, Vadolla e Primiero 18, All Stars Lustra 17, Virtus Eredita 16, Sessa Montestella 13, Dinamo per Tifo 8, Pollica e Olastrum 6 e Pantano B 0. È stato un derby ieri qua fra Vadolla e Dinamo per Difumo, vinto dal Vadolla, che comunque è una squadra tra le due sulla carta più accreditata. La classifica, come l'ha letta Bruno, fa vedere che il campionato comunque è abbastanza corto, perché in 5-6 punti, dal Montecorice fino allo Star, fino all'Eredita, 16 punti, ci sono 7 Sì. squadre, perciò ancora tutto da giocare. Vi lascia questa classifica corta la consapevolezza di poterlo vincere, oppure magari ci sono i playoff che prima diciamo centriamo i playoff e poi vediamo cosa succede. Diciamo che un po' tutte e due, perché la classifica corta fa sì che ci siano più squadre a giocarsi magari la vittoria del campionato, quindi ci sono più squadre che ti possono dare anche una mano in un Negli risultato scontri diretti, positivo, certo. non ultimo quello di sabato del Montecorci che ha pareggiato 0-0 con il Perdifumo, però è anche quello che poi tutti credono per i playoff, quindi tutti che se la giocano come giusto che sia. Cioè, guardate avanti e dietro voi. Sì, purtroppo è così, ma io preferisco avere una classifica così corta che una classifica con la Sammarese di turno che scappa via e non la vedi più. Anche tu, Carmine. Vabbè, almeno una classifica corta così ti mantiene concentrato a non fare passi falsi la domenica, restare sempre Concentrato, concentrato appunto sì. E magari su fino a partita a partita. maggio vedi anche sulla corda per giocare le partite come Sì. fossero, cioè, l'ultima, perché ogni domenica c'è una partita Sì, importante, perché tutte finali. tutte finali, infatti, e non solo per voi, per tutte le altre Sì, squadre del anche per campionato, noi, sì. perché se ne sbagli una ti trovi da stare più tre Trovi a da terzo a sesto in un secondo, c'è sì. una giornata. Perciò vedremo cosa succederà nei prossimi turni. Il prossimo turno vostro Io vi sono vedrà. convinto che faremo risultato pure a Montecorce. Basta Carmine, che porti, poi porta sfiga, basta. È la seconda volta, già basta. C'è un'altra partita importante della prossima settimana, che sarà appunto quella fra l'All Star, che ieri gioca contro di voi, e il Vadolla, che secondo me è un'altra buonissima Sì, squadra. ottimo. E andremo a vedere anche cosa succederà in questo altro tra virgolette big match la prossima settimana. E il Prignano, che ha pareggiato 0-0 con il Montecorce, secondo me, l'ho detto, cioè, tra virgolette una piccola sorpresa, però il Prignano è una squadra di ripresa, che la No, partita. no, io, buona squadra il Prignano, no? Dicevo, ti aiuta il fatto della Sì. classifica Perché corta, vedi, ti. Prignano è una squadra che non ha partito benissimo, però come voi è una squadra che ora Sì. sta facendo davvero molto bene, è arrivata a 18 punti, insieme al Vadolla appunto a 18 punti, voi siete a Al 19. quarto. Davvero questo è un campionato tutto da vivere ancora. C'è l'altro campionato, quello del Girone F di terza categoria, che invece è un pochino più aperto, vediamo co come si è delineato ieri Bruno. Camerota Mancavallo City 2-0, Caprioli Cerasso United 3-2, Cellarrum Atletico Pisciotta B 1-0, Polisportiva Marina Civisport 4-1,
Rovi Ventiscosa 1-0 e Scario Folgore Acquavella 3-1, riposato nel buon abitacolo. La classifica: Campioni 24, Scario 19, Cellarum 18, Proabitacolo 16, Folgore Acquavella 15, Polisportiva Marina e Civisport insieme al Ceraso 14 punti, Camerota 11, Ventiscosa B 9, Rodi 8, Atletico Bisciotta B 4 e Maio Cavallo City 3. Sì, questo campionato vede appunto Caprioli con 5 punti di vantaggio sullo Scario. Settimana prossima ci sarà Caprioli in casa contro il Cellarum, che è terzo in classifica, perciò sarà un'altra partita che può dare qualche piccolo scossone o per lo scivolone del Caprioli o perché il Cellarum perde punti. Lo Scario, secondo in classifica, andrà a giocare fuori casa con l'Ventiscosa. Per il girone C, dove ci sono alcune compagini della zona di Capaccio, il Real Laura tiene il secondo posto dopo il 5-0 di ieri in casa, a quota 22 punti. Quarto invece si conferma il Tempalta a quota 19. Volevo anche sottolineare che in settimana si è giocato il derby a calcio 5 femminile tra la squadra dell'Acquavella femminile e l'Alpestum. Ha vinto 6-5, se non sbaglio, dall'Acquavella, che è seconda in classifica dietro la Nocerina. Perciò facciamo i complimenti alle ragazze di calcio 5 dell'Acquavella. Per chiudere un pochino la trasmissione, andiamo a ringraziare Bruno Marinelli, che è stato qui stasera con noi, Grazie a voi. Carmine Baldo, il portiere del Kendong in gol l'anno scorso. Ti faccio questo, lo dirò sempre: un portiere che va in gol non è facile da vedere. Abbiamo visto anche ieri qualche portiere che nel finale ci ha provato su qualche calcio d'angolo. Carmine ci è riuscito, Quel portiere sloveno, dicevo, che ha e provato. non solo, no, non solo perché altri portieri. Ringraziamo appunto Carmine Baldo, portiere del Grazie a Centocalcio. voi. Dopo aver ritrovato con piacere qui Vincenzo Orrico, ringraziamo anche lui. È sempre un piacere anche per me. Se posso fare un ringraziamento Certo. a tutta la società che ci sostiene, che ci fa andare avanti, dal presidente, al segretario, a tutti. Certo, perché ovviamente noi parliamo di calcio giocato, ma dietro c'è qualcuno Dietro che fanno un sponsorizza, e lavoro non un po' ben solo differente. un qualcosa che comunque tiene unito un paese, tiene unito un Sì. qualcosa che altrimenti non andrebbe avanti, perché ovviamente ci vogliono anche qui i soldi, ci vogliono Ah, anche qui certo. tante Grazie a loro responsabilità, ci anche andiamo avanti. perché per mantenere, tra virgolette, vive un movimento, un paese, dargli un senso anche la domenica e non solo negli allenamenti, cioè appunto i ringraziamenti sono dovuti da parte di Carmine. E se qualora lo vogliate ci ritroviamo qui lunedì prossimo con Parametro Zero. Buona serata. Lasciami stare la domenica che c'è la partita. Dai, organizzati e vattene con tua madre in gita. Ma dico io, conosci l'importanza di Roma-Lazio. E sai che sono cresciuto con quelli che il calcio di Fabio Fazio. Se non la smetti io chiedo il divorzio. Io la domenica voglio cantare solo, solo. Oh, leo.